È stata inaugurata il 26 ottobre nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris la mostra iconografica sui progetti migratori e migratori italiani realizzati dalla Fondazione Giorgio Amendola. L'allestimento, visitabile fino al 4 ottobre, propone due sezioni che raccontano rispettivamente i pregiudizi anti-italiani negli Stati Uniti di fine Ottocento e la vicenda storica di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, condannati ingiustamente alla sedia elettrica nel 1927 in America perché italiani, immigrati e anarchici. Abbiamo il piacere oggi di inaugurare e di ospitare il nostro Consiglio regionale, questa straordinaria mostra e straordinario momento di riflessione. Il 90° dell'uccisione di Sacco e Vanzetti, due italiani ammazzati dagli americani su una sedia elettrica solo ed esclusivamente perché erano italiani. Quindi ammazzati per un pregiudizio, tu sei italiano, io ti ammazzo, nonostante la confessione del colpevole. Il 2 ottobre ci sarà un convegno con una comunità scientifica che analizzerà questo fenomeno, questo flusso immigratorio che continua ad essere di grande attualità. E come a me piace dire, gli uomini, a differenza degli alberi, hanno le radici in testa e noi queste radici le facciamo funzionare e le gambe ci servono per camminare. L'auspicio di questo Consiglio regionale è mio e che nei prossimi anni è già partita comunque una gara, un bando, un concorso di idee, perché credo che il Piemonte debba alla comunità piemontese e all'Italia uno straordinario museo dell'immigrazione, all'interno del quale discutere e dibattere sulle motivazioni del razzismo e sulle forme di accoglienza. Volevamo fare anche un discorso di carattere pedagogico anche poi nelle scuole, che rappresenta attraverso l'iconografia che cosa è stato la discriminazione, i pregiudizi, l'accoglienza durante i periodi migratori, soprattutto nel periodo dal 1888 al 1915. Pensiamo di dare un contributo a che cosa è stata l'immigrazione in questo ultimo secolo di storia dell'immigrazione.